Fabio, Ciao Alberto. quando sei tornato dalla crociera? Sono tornato un paio di giorni fa. È stata una crociera molto piacevole perché siamo partiti da Venezia, abbiamo fatto tutto l'Adriatico e poi siamo arrivati a Mykonos via Atene. Una crociera breve di 7-8 giorni, ecco. Però è stata un'esperienza molto molto interessante, perché questa economia della, diciamo così, del settore crocieristico ha degli elementi straordinari. Cioè, tu hai Ma questa era una città. di quelle barche navi grandi o navi medie? No, no, era proprio una di dei colossi del mare, fai conto, aveva 15 piani, insomma c'era un ascensore che andava su e giù per 15 piani. Poi ai piani bassi ovviamente hai le cabine dell'equipaggio e degli inservienti, insomma degli impiegati. Poi hai i bar, i ristoranti, il casinò e tutto il resto. Tutti gli altri piani sono per gli ospiti, insomma, sono cabine poi anche abbastanza belle perché hanno il bagno singolo, piccolo, però molto molto ben organizzato. La nostra aveva il balcone sul mare, c'era un'amenità tipo, non so, il campo da tennis, la piscina coperta e la piscina scoperta. La sauna, la palestra stupenda che mentre fai allenamento, insomma, mentre sei sulla cyclette, sul treadmill, hai una vista a 180 gradi sul mare. Poi c'era un teatro enorme, insomma, un cinemateatro con centinaia di posti e le attrezzature proprio, non so, le luci. Scusami? La barca era piena? Non ti so dire, direi tra metà e due terzi, non era pienissimo. Poi, sai, ogni porto la gente saliva e scendeva, quindi, non so, abbiamo fatto prima Venezia, poi Bari, dove sono scesi alcuni, saliti altri, lo stesso ad Atene. E quindi un po' difficile, però ecco, se devo giudicare dall'utilizzo, non so, dei ristoranti, delle piscine, eccetera, eccetera, mi sembrava, ecco, tra metà e due terzi. E considera che, cioè, proprio gestire questa città galleggiante è un'operazione pazzesca, cioè solo i pasti, cioè sono 10.000 pasti al giorno, senza considerare la colazione, che pure quella, insomma, comporta un minimo di impegno. Quindi la gestione I passeggeri logistica. erano italiani, i passeggeri erano. Buona parte italiani, però poi c'erano anche, non so, spagnoli, svizzeri, fai conto. In generale tutti gli annunci venivano fatti in quattro lingue, italiano, inglese, francese, tedesco e spagnolo anche. Quindi, direi che, diciamo, prevalentemente ospiti italiani, ma in generale, ospiti un po' da tutto il mondo. No, l'altra cosa che è piuttosto interessante di questi tempi è stata la gestione del rischio contagio, perché se su una nave da crociera si sviluppa un focolaio, tutto il Certo. settore va in crisi, cioè le crociere diventano praticamente un settore defunto. Quindi sono stati. Dovevi il pass.
Io sono vaccinato, in teoria avrei, dovrei avere il Green Pass, ovviamente quando vai su tutti questi siti, lo Speed, il Ministero, quello e quell'altro, a me il Green Pass ormai è passato più di un mese, sì, insomma quasi un mese, e non mi è arrivato nulla, quindi sono andato con il certificato di vaccinazione eseguito, però ci hanno fatto, ci hanno... Cartaceo, ma i bambini che non erano vaccinati ovviamente hanno dovuto fare il tampone 48 ore prima di imbarcarsi, poi gli è stato ripetuto all'imbarco, poi gli è stato ripetuto a 48 ore dallo sbarco, e praticamente ogni giorno, per più di una volta al giorno, veniva misurata la temperatura a tutti quanti. Cioè, come ti muovevi in una, in un'area al chiuso dove si interagiva con gli altri croceristi, ti misuravano la temperatura, cioè a cena, a pranzo, a colazione, se portavi i bambini al, al club, al kids club, insomma, se entravi in teatro, tutto, tutto molto molto rigidamente organizzato per evitare il minimo rischio di contagio. No, lo stesso poi quando siamo scesi dalla nave per le varie escursioni, c'è stata un'attenzione spasmodica a controllare la temperatura, a far sì che ogni persona, diciamo così, non avesse sintomi di... Ma quando sei sbarcato a Bari, ti ha chiesto il Green Pass? A Bari non siamo sbarcati. Però diciamo quelli, tutti quelli che sono sbarcati, siccome hanno fatto il tampone il giorno prima sostanzialmente, hanno soltanto dovuto controllare la temperatura quando sono usciti dalla nave e quando sono rientrati nella nave, e così è stato per tutte le escursioni fatte. Quindi non serve a niente. E effettivamente non serve a niente, anche se io avessi avuto il Green Pass, non avrebbe cambiato granché la situazione. Diciamo, invece il certificato cartaceo hai dovuto usarlo? Solo per l'ingresso, diciamo solo all'imbarco, come sostituto del tampone, cioè del tampone due ore prima, due giorni prima della partenza, che comunque il tampone me l'hanno rifatto il giorno della partenza, quindi... E la partita dove l'hai vista? Allora, la partita, quella del Belgio, l'ho vista sulla nave, in mezzo a un casino indescrivibile, e no, quella poi, la finale, eravamo già rientrati in Italia, insomma, sono arrivato a casa. Quella della Spagna? Quella della Spagna non eravamo ancora partiti, quindi... Un'unica... No, perché è stata la Spagna, è stata dopo il Belgio. Scusami, sto dicendo una sciocchezza, allora mi sono confuso. Ho visto quella della Spagna, la semifinale l'ho vista sulla nave, quella del Belgio l'ho vista a casa. Ho visto anche Danimarca e Inghilterra, diciamo, la seconda semifinale l'ho vista sulla nave, ovviamente meno pathos, però insomma, sempre una bella partita. Scusami? Il tifo era italiano? Sì, largamente italiano. Non, spagnoli non mi sembra di averne visti molti. poi magari c'era qualche uno che così tifava Spagna, pur non essendo spagnolo. Però ecco, l'altro aspetto interessante di questa crociera, insomma, di questo settore, è che è uno dei settori più globalizzati che si possano immaginare. Perché tu hai, allora, il capitano e più o meno, diciamo, tutto il team che gestiva la navigazione era italiano. Però poi, non so, avevi un'honduregna che si occupava della sistemazione delle camere. Il medico di bordo era serbo. Una, tra l'altro, una donna. I camerieri erano indonesiani. Molti erano indonesiani. Tutti quelli che pulivano le camere e che erano in cucina, filippini, tendenzialmente, cioè non
tutti al 100% filippini, ma poi non lo so, la persona che si occupava dei bambini al Kids Club era marocchina, gli artisti, cioè ballerini, cantanti, intrattenitori, erano ucraini, spagnoli, russi e così via. Per cui proprio un mondo in cui vanno a prendere per ogni funzione nei paesi dove hanno, non dico maggiori tradizioni, ma insomma dove c'è un mercato del lavoro per l'industria turistica. E il risultato, devo dire, è molto, molto positivo. Tra l'altro, un'altra cosa che mi ha sorpreso è che anche all'imbarco, tutte le procedure di imbarco, la maggior parte del personale non era italiano. Cioè a Venezia, quelli che ci hanno accolto, ci hanno dato, non so, le chiavi della cabina, quelli che gestivano le operazioni, che sono durate parecchie ore, tra l'altro con questo Covid l'imbarco è stato un po' un'odissea. Insomma, tutta questa gente non era italiana. Quindi anche questo mi ha dato un po' da pensare, perché ecco, quando si parla di disoccupazione, poi bisogna anche tener conto del fatto che lavori che richiedono sacrificio, in cui devi fare i turni, in cui magari stai 2 o 3 mesi lontano dalla famiglia e dagli affetti, no? Perché stai in navigazione, eccetera, eccetera, non trovano non vengono considerati bene dai giovani. Sono lavori, non è che devi andare a raccogliere i pomodori nel Foggiano, sono lavori insomma impiegatizi, però ecco, non, evidentemente non ci sono molti disposti a farlo. Comunque la cosa interessante è che bene o male il settore turistico si sta riprendendo. Oddio, in Grecia, per esempio, a Mykonos le spiagge erano deserte. Anche ad Atene, se andate a vedere l'Acropoli, non c'era una gran folla, c'erano diversi gruppi, però ecco, per essere luglio mi ha dato l'impressione che ci vorrà tempo per tornare a pieno regime. Ciò nonostante, insomma, bene o male, la ripresa sta ingranando. Questa cosa, questa storia, dimmi. Ti sei fermato a Spalato? Anche a Spalato. A Spalato invece c'era parecchia folla. Ma a vedere il palazzo di Diocleziano, insomma, c'erano tantissimi gruppi. Poi, diciamo così, la parte vecchia di Spalato è piccola. È il palazzo di Diocleziano e, diciamo, dintorni. E lì siamo proprio uno sopra l'altro, anche perché le stradine sono strette e c'è stato un po' un ingorgo. Quindi la Croazia sembrerebbe essere in una posizione migliore della Grecia, ecco, dall'evidenza aneddotica che ho potuto osservare. No, la cosa che invece mi dà da pensare è che questo Green Pass ancora non funziona. Cioè, doveva entrare in vigore in tutta l'Unione Europea il 1° luglio,
in effetti non sembra che ci sia veramente un'intesa. C'è il discorso che in Italia il Green Pass lo danno anche a chi ha fatto la prima vaccinazione, mentre negli altri paesi viene concesso solo a chi ha fatto tutte e due. Ed è un peccato perché se ci fosse questo Green Pass, sicuramente il turismo potrebbe essere risollevato molto più facilmente, molto più rapidamente. Anche in Italia, insomma, anche il turismo interno. Ma del resto il tuo non ha funzionato perché se non ti ha mandato i record di vaccinazione online sull'application, sull'app. Perciò dico, questo è un grave difetto, perché al Green Pass sono affidate le speranze di una ripresa rapida in un settore chiave dell'economia italiana. Quindi io, se fossi uno dei ministri responsabili, mi preoccuperei. E anche le varie associazioni alberghiere, i vari enti preposti al settore turistico dovrebbero premere. Ormai ci siamo, cioè, siamo entrati nel vivo della stagione. Quando lo vogliono implementare il Green Pass? A ottobre. Ma sai com'è? C'è sempre un po' questa storia politicamente controversa del fatto che la gente non si vuole vaccinare, quindi molti dicono che il Green Pass è un'aberrazione, incostituzionale, ci sono quelli che lo considerano una limitazione alla libertà. In parte è vero perché, sai, ci sono parecchi giovani che si vogliono vaccinare, che si sono prenotati, che però riceveranno le dosi ad agosto, e a questi non è che gli può impedire di fare una vacanza normale. Perché il piano vaccinale non funziona a ritmi più elevati. D'altro canto, secondo me, questa insofferenza di una minoranza nei confronti del vaccino sta creando problemi. Io non lo so come la pensi tu, però, dal mio punto di vista, diciamo, restringere un po' le libertà di chi non si vuole vaccinare, la libertà di infettare, che poi è quello di cui stiamo parlando, a chi non si vuole vaccinare, non la vedo come un'ipotesi sballata. Cioè, stiamo No, facendo. io trovo che sia incredibile. Trovo che sia incredibile. Ovviamente, cioè, uno che rifiuta il vaccino e pretende di andare al cinema, io nel cinema pieno, perché poi i cinema non è che possono avere i cinema, le discoteche, quello che sia, i ristoranti, non è che possono funzionare a metà della capacità perché la gente ha le paturnie in testa. Io voglio andare al cinema e se il cinema è pieno, chi non si è vaccinato non vede il film, se lo vede a casa su Netflix. Non mi sembra che questo Io distrugga trovo le che sia libertà incredibile. costituzionali. Come dice Alberto, scusami. Sono molto sorpreso da queste alte percentuali di persone che non si vogliono vaccinare. Anche Biden in America ha mancato completamente le previsioni. Aveva detto 70% a 4 luglio, poi manco ci è arrivato. Non riescono più a trovare vaccinandi. Ma in paesi asiatici poi la situazione è ancora peggio. Siamo sotto il 50%, Hong Kong avrà vaccinato il 20%, io non capisco. Qui Ma sai, appena la gente non sente più il pericolo no, ma di tra l'altro in potersi America hanno infettare. dato la birra, i biglietti, insomma, hanno dato dei vari incentivi per chi si vaccinava, e neanche quello ha indotto un'accelerazione. Anche Hong Kong, sotto questo aspetto, anche Hong Kong davano e sorteggiavano degli appartamenti. Uno ogni tanto.
appartamento, un bel regalo. Ma sotto questo aspetto, gli inglesi sono stati il popolo più, diciamo, civile, E nonostante anche tutte gli le critiche di israeliani. civiltà, anche gli israeliani. Sì, Sì. sì. Tanti Va bene, argentini Alberto. hanno superato. Staremo a vedere. Io Va bene. spero che questa storia della vaccinazione abbia uno sbocco positivo, perché se no, quando arriva la variante indiana insomma, sembra Fabio, che è solo una questione di tempo. Già oggi sentivo al telegiornale le zone gialle, alcune regioni devono andare in zona gialla. Ma perché devono andare in zona gialla? Cioè, se uno non si vuole vaccinare, io perché devo stare chiuso in casa, non posso, ho il coprifuoco e tutto il resto? La zona gialla la facessero quelli che non si vogliono vaccinare. O la zona rossa. Le limitazioni. Hanno la libertà hanno la libertà di scelta, però non possono avere pure la libertà cioè la libertà, impedire non devono avere la possibilità di imporre a me che sono vaccinato di dover andare a casa alle 11 di sera a luglio e agosto. Sta storia della libertà evocata a cavolo mi sembra proprio fuori luogo. la d'accordo. Va bene, Fabiola, un abbraccio. Un abbraccio anche a te, Alberto. Ricordiamo ai nostri amici di mettere un like se vi è piaciuto quello che abbiamo detto e commentare come sempre. E quelli che magari sono nuovi, che hanno scoperto da poco il canale, se si abbonano riceveranno le notizie e l'avvertimento quando postiamo un nuovo video. Un abbraccio a tutti. Ciao.